Carissimi, buongiorno e pace del Signore a tutti quanti. Benvenuti nel programma La Voce del Pastore, Parola di Vita. Mi presento, sono il pastore Michele Strazzeri, vostro conservo nella fede che ci accomune nel Signore Gesù Cristo. E in questo programma, questa mattina, ascolteremo insieme un importante insegnamento sulla parola di Dio. Perché come dice bene il pastore Cataldo, noi siamo affamati, della parola di Dio. Dio ci chiama ad essere istruiti con la sua parola e questa mattina non, non devono, non devono assolutamente, assolutamente essere le nostre parole, ma deve del continuo nelle nostre vite prevalere la parola di Dio. E questa mattina vogliamo essere i suoi, più che mai i suoi discepoli, perché come ben sappiamo il discepolo è colui che ascolta la parola e non solo ascolta la parola, ma anche la segue. Quindi. In questo momento d'insieme, questa oretta d'insieme, noi vogliamo apprendere, perché nessuno è arrivato, assolutamente nessuno è arrivato, ma vogliamo apprendere, apprendere la saggezza che ci proviene da, della, dalla parola di Dio, dalla scrittura. Quindi in questo giorno vogliamo insieme, eh, insieme leggere la sua parola, ascoltarla, ricevere questo insegnamento. Allora, il tema di questa mattina che, che Dio mi dà la possibilità grazie a questo prezioso palinsesto Parola di vita. Il tema di questa mattina è un tema assai importante. Tutta la, la tematica della scrittura è importante. Dalla Genesi all'Apocalisse noi vogliamo sempre più ricevere non informazioni. Assolutamente no, perché l'informazione info, potrebbe gonfiarci. Ma noi vogliamo ricevere la conoscenza che viene dall'alto, vogliamo, vogliamo ricevere la Parola di Dio, pace, Pastore Petrone. Che voglio salutare, voglio salutare tutti, sono arrivato. Grazie al Signore, continua infatti guidare dallo Spirito Santo. Pace, ci vediamo dopo, sono qua. Grazie, grazie di cuore. E quindi è importante insieme ricevere, dicevo, non un'informazione, bensì ricevere la rivelazione che procede dall'alto per mezzo dello Spirito Santo. Quindi, il tema di questa mattina, questo insegnamento importante è. Il millennio, il millennio alla luce della scrittura, il millennio alla luce della parola di Dio. Allora vogliamo pregare insieme affinché Dio conceda a me e a te questa mattina di ricevere questo importante insegnamento, che è la rivelazione di Dio, riversata alla Sua Sposa, riversata alla sua Chiesa, è per noi. Quindi, questa rivelazione, questa conoscenza, questa rivelazione è per noi. Vi voglio sempre ricordare cosa dice il Signore nel Deuteronomio al capitolo 29 versetto 29 che tutti noi conosciamo, è vero popolo del Signore dove dice le cose occulte appartengono a Dio, ma le cose rivelate appartengono a noi, ai nostri figli, alla sua chiesa. Quindi gioiamo in questo, ecco, qua il Deuteronomio 29 versetto 28. Quindi è importante ricevere questa parola che Dio ci, ci insegna. Vogliamo pregare affinché Dio questa mattina apra la nostra mente e il nostro cuore all'ascolto della Sua parola. Amen. Padre celeste, te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. A quanti ci starà ascoltando, a quanti ci ascolteranno in differita. io ti prego, Spirito del vivente Dio, apri il nostro orecchio spirituale. Apri la nostra mente e il nostro cuore per ricevere la tua preziosa parola affinché insieme possiamo crescere in quella conoscenza preziosa e meravigliosa che non ci gonfia ma che ci rende uomini e donne umili davanti al tuo cospetto. Quindi questa mattina Padre lo dichiariamo nel nome di Gesù Cristo. Grazie per l'insegnamento della tua parola nel nome di Gesù. Amen. E amen. Quindi questa mattina... Facciamo questo meraviglioso viaggio insieme della parola di Dio. Cosa ci dice la scrittura riguardo il millennio? Sapete, ci siamo mai chiesti se le profezie del millennio sono veramente vere? Gesù Cristo, ecco, sono dei punti di domanda che facciamo a me e a te. Gesù Cristo tornerà fisicamente per regnare sul trono di Davide per mille anni. E noi, la Chiesa del Signore, saremo in grado... Di viaggiare con i nostri corpi risorti dalla nuova Gerusalemme celeste per venire qui sulla terra e per regnare e governare con Gesù mille anni, potremo veramente gioire e sperimentare, popolo di Dio. Sperimentare una terra rinnovata parlando del millennio, ok? Una terra rinno rinnovata dove non ci sarà più violenza, eh, né povertà né discriminazioni, ma ci sarà la giustizia per tutti. E in tutta la terra ci sarà il governo cristocratico Gesù Cristo, Cristo. Vedete, sono dei punti di domanda che. Possiamo chiederci perché è lecito e tutti questi punti di domanda trovano una risposta? Sì, la trovano nella parola di Dio. Insieme, quindi, in questa ora importante, esamineremo insieme le profezie sul millennio, che sono le profezie più affascinanti, vi dico, più affascinanti in tutta la scrittura, in tutta la Bibbia. E l'obiettivo di tutta la storia di cui stiamo parlando, di, di, di questo prezioso insegnamento, è, sono due, il millennio e il regno di Dio. Perché il millennio, il millennio popolo di Dio è il capitolo che introdurrà a tutti noi, quindi alla Chiesa, il, è il primo capitolo che introdu introdu introducerà il regno di Dio e quindi l'eternità, perché quando parliamo del regno di Dio poi parleremo di eternità. Per cui oggi vedremo che il millennio è soltanto, come vi dicevo, il primo capitolo del regno di Dio. E soltanto, quindi mi ripeto, il primo capitolo del regno di Dio. E quando studieremo il regno di Dio vedremo che inizierà quindi col millennio, che sarà caratterizzato di pace, di gioia, di vera giustizia e di vera prosperità. E noi, popolo di Dio, e noi, la Chiesa, governeremo con Cristo, governeremo con Cristo. Ecco, è importante, governeremo con Cristo su coloro che saranno sopravvissuti, nota bene. E adesso poi leggeremo il, cap il capitolo di Apocalisse in questione. Quindi noi, Chiesa, governeremo con Cristo. Su coloro che saranno i superstiti, chiamali come vuoi, i sopravvissuti alla grande tribolazione, che non hanno, ripeto, che non hanno preso il marchio della bestia il famoso 666, okay? e alla battaglia di Armageddon, e avranno quindi queste persone che avranno rinunciato al marchio della bestia, che sono stati fedeli in quegli anni brutti e difficili avranno il privilegio di vivere e di entrare nel millennio. P per troppo tempo, chiese il Signore, l'argomento del millennio ha e vi dico ha suscitato troppe controversie nella storia del cristianesimo. Eppure, vi dico, eppure i rabbini dell'antichità dissero che la storia Sarebbe suddivisa, sarebbe stata suddivisa in sette giorni, come la Bibbia dice: in sette giorni. In sette giorni, Dio creò i cieli e la terra, e il settimo giorno il Signore si riposò. Questo è un aspetto. Solo Dio parla con caratteri umani per far comprendere a noi uomini il trascendente, che è il nostro amato Dio e Salvatore di tutti gli uomini, no? che vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza di questa verità. Quindi vi stavo dicendo, ritornando ai rabbini dell'antichità, dissero che la storia sarebbe suddivisa in sette giorni, composto da, da generazioni di mille anni e che il Messia avrebbe regnato per un periodo di mille anni. Notate, anche loro lo dichiarano, i rabbini, studiando l'antico, studiando la Torah, il Tanakh, quindi parliamo dell'antico, dell di tutto l'Antico Testamento. Dal libro dell'Apocalisse, che andremo a vedere e a leggere insieme, i primi, al capitolo 20, i primi dieci versetti, vediamo come Giovanni specifica che ci sarà un millennio. Il regno di Dio è un regno eterno e secondo il profeta Osea, la crescita del regno non avrà mai fine, cioè il regno di Dio. Quindi i primi mille anni, mi ripeto, sono solo il primo capitolo che ci proietterà verso l'eternità vogliamo prendere insieme voglio leggere con voi la parola di Dio vogliamo prendere insieme apocalisse l'apocalisse di Giovanni al capitolo 20 e leggeremo i primi dieci versetti di apocalisse di Giovanni al capitolo 20 ora cercherò di essere più spedito possibile tranquillo affinché tutti quanti voi possiate comprendere il mio, il mio parlare e soprattutto aprirci alla guida dello Spirito Santo. Amen, popolo di Dio, amico mio, amica mia. Allora, Apocalisse capitolo 20, dal versetto 1 in poi leggiamo. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, che aveva le chiavi dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo cioè Satana, e lo legò per mille anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni, come fa ancora oggi, finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un, poco, per un periodo di tempo. Poi vide dei troni. E a quelli che vi detto fu dato di giudicare, e vide le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro ascoltate att attentamente, costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione, Su di loro non ha la potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti, parola della Chiesa, di Dio e di Cristo, e regneranno con lui mille anni. E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, God e Magog, per adunarli per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Esse, esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e della città di Dio. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio. E, la, e, la, e, li, e li divorerà e infine versetto 10 allora il diavolo per me. allora il diavolo che le, le asse dotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli fin qui la parola del Signore. Amen. Vedete, l'Apostolo Giovanni dà una chiara rivelazione sul millennio. E non solo l'Apostolo Giovanni, ma riguardo il millennio ci viene descritto dalla scrittura. Non è qualcosa che il popolo di Dio come Chiesa abbiamo inventato. Ok? Nel darvi quel preambolo importante, oggi dobbiamo capire, Giovanni ripete la parola millennio ben sei volte. Quindi è importante capire se il millennio è simbolico o è letterale. Ora, chiesa del Signore, col termine, il, col termine millennio, in ebraico la parola è Elef Shanim, che dal greco vuol dire anche chilia cronia, cioè indica letteralmente mille anni e indica quel periodo di giustizia e pace che vi sarà sulla terra prima che Dio stabilisca nuovi cieli e nuova terra. Quindi è straordinario questo. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento insegnano questa dottrina, anche se molte volte è stata, ahimè, confusa e contraddetta nei secoli da molti uomini di Dio. La, vedete, la Bibbia pro, eh, propone un regno terreno di Cristo che troverà conferma ed attuazione dopo la battaglia di Armageddon e del giudizio delle nazioni ribelli nel millennio. Quindi è importante questo. Quindi il millennio scritturale di cui ci parla la scrittura avrà inizio, avrà la sua apertura, sarà il primo capitolo che ci proietta all'eternità, come vi dicevo poc'anzi. Alla fine della battaglia di Armageddon, la famosa battaglia, no? Cristo Gesù ritornerà. E con Gesù ritornerà. Con Gesù ci sarà anche la Chiesa in quel periodo particolare. Gesù dice la scrittura che poserà sul monte degli ulivi i suoi piedi. E il monte degli ulivi si dividerà in due parti. Conosciamo questo aspetto importante. E Gesù, su quell'aspetto importante del suo ritorno, dove ogni Carne lo vedrà, lo vedranno perfino a coloro che l'hanno trafitto, dice la scrittura. E Gesù non sarà solo, sarà con la chiesa del Signore. Quindi, in quel periodo particolare, perché vi ho detto poc'anzi che il rapimento ci sarà, non sta a noi il periodo, il periodo temporale. Noi siamo bravi a dividerci pre-tribolazione, mid-tribolazione e post-tribolazione. Siamo così bravi a confondere le idee del popolo di Dio, ma Dio non ci chiama a confondere le idee. Dio ci, le, le idee, Dio ci chiama a leggere la sua parola ed essere fedeli alla sua parola, Dio ci chiama a tagliare rettamente la sua parola. Un rapimento ci sarà, Cristo verrà a rapire la sua sposa e poi instaurare il suo regno di pace, e di giustizia, chiamato il millennio. Noi come popolo di Dio siamo chiamati ad essere fedeli, noi come popolo di Dio siamo chiamati a vigilare e a vegliare, come le cinque vergini avvenute ad avere l'olio nelle nostre lampade. È importante. Anche Gesù stesso ci dichiara e dice, quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, punto di domanda. Quindi Dio ci chiama a vegliare, non a litigarci se il Signore, se Cristo verrà prima della tribolazione, durante o dopo. Ma la Bibbia parla chiaro. Dobbiamo essere vigilanti, ok? Dobbiamo essere vigilanti. Lascia a voi, lascia a voi la vera interpretazione biblica, perché come dico sempre, la Bibbia spiega la Bibbia e la nostra guida per eccellenza, popolo del Signore, è lo Spirito Santo. Chiediamo lo Spirito Santo. La cosa più importante è essere preparati in tempo fuori di tempo, in tempo di pace o in tempo di tribolazione o chiamate come volete di grande tribolazione, dobbiamo essere preparati per mezzo dello Spirito Santo. Ma per certo il rapimento ci sarà, i morti in Cristo risusciteranno e noi in un barte d'occhio avremo un corpo glorioso e il nostro adonamento sarà in cielo, in cielo, su questo cielo. E allora poi Gesù Cristo scenderà insieme ai suoi santi, prenderà... Il falso Cristo, l'Anticristo, il falso profeta, e li butterà vivi nello stagno di fuoco del zolfo, che è la seconda morte, vivi, e il resto degli eserciti saranno distrut distrutti con la spada che uscirà dalla bocca di Cristo, è scritto e profetizzato nel libro dell'Apocalisse, e anche, anche da, di Enoch il settimo di Adamo l'ha profetizzato questo momento straordinario e glorioso. Quindi dobbiamo essere preparati, popolo di Dio. E Satana, dice, come abbiamo letto in Apocalisse 20, sarà legato per mille anni. E con Cristo si inizierà questo regno millennio di pace e di giustizia. Ora, avendovi spiegato che il, che il mille anni indica il periodo di giustizia e pace che vi sarà sulla terra prima che Dio stabilisca nuovi cieli e nuova terra, sia nel, come dicevo Pocanzi, sia nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ci insegnano questa preziosa dottrina. Anche come dicevo poc'anzi, è molto non è compresa, è confusa e a volte anche contraddetta. Ma la Bibbia, popolo di Dio, la Bibbia, la parola di Dio, propone un regno terreno di Cristo che trova quindi conferma e attuazione dopo, come vi dicevo poc'anzi, la battaglia di Armageddon e del giudizio delle nazioni ribelli. Vogliamo prendere insieme e la regia mi aiuta? Daniele, capitolo 2. I versetti che, che vanno dal 34 al 35, Daniele capitolo 2, i versetti che vanno dal 34 al 35, grazie, regia. E leggiamo: dice così, Daniele 2, versetto 34 e versetto 35, mentre. Stava guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpì l'immagine dei suoi piedi di ferro d'argilla e li frantumò. Parla dell'impero dell'Anticristo. Allora il ferro e l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventeranno come la Pula sull'aia d'estate. Il vento li portò via ed essi non si trovò più alcuna traccia. Ma la pietra. Che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Notate chiesa, questa è l'immagine del millennio. Quando parla di ferro e argilla, quella è l'immagine del regno dell'anticristo che ha da durare poco: cioè, sette anni, tre anni e mezzo, tre anni e mezzo di pace, di pace, di falsa pace, di falsa giustizia, e tre anni e mezzo di grande tribolazione. E quando ci parla della simbologia ebraica, quando ci parla di, di, di ferro e argilla, a cosa allude? Il ferro allude alla forma di dittatura e l'argilla allude alla forma di democrazia. Quindi sarà un governo composto da democrazia e allo stesso tempo di dittatura. E ci stiamo avvicinando a questo momento, a questo tempo. Già vediamo dei segni particolari. Vedete quanto è interessante? Ma notiamo bene che Cristo, questa pietra che scenderà, che Cristo distruggerà questo impero e, e si leverà questo grande monte che rappresenta il millennio. Andiamo avanti, andiamo a prendere sempre Daniele a capitolo 7, leggeremo i versetti, i versetti 13 e 14 e poi il versetto 27. Daniele capitolo 7 i versetti 13 e 14 e poi il versetto 27 grazie e dice così poi il regno e il dominio e la grandezza dei regni sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'altissimo il suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno e gli ubbidiranno. Vedete quanto sia importante questo aspetto? Questo è il versetto 27, scusate. Mentre il versetto 14 27 e 13 dice così: Il versetto 13 e 14 dice così: Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile al figlio dell'uomo, e gli giunse fino all'antico dei giorni, e fu fatto avvicinare a lui, a lui fu dato dominio, gloria, regno, perché tutti i popoli. Nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno e non passerà. Il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Perdonatemi poc'anzi, ho letto prima il versetto 27 e poi questi due versetti. Notate, ci sta parlando del millennio, in, ci introduce il millennio, che è il primo, il primo capitolo del, proiettato verso l'eternità, dove noi saremo sacerdote e re con corpi gloriosi e meravigliosi. Ma andiamo avanti. Vedete, amati del Signore, amici, amico mio, amica mia, Dio essendo legge a se stesso, non può, ripeto, non può rinnegare se stesso e le sue promesse. E pertanto restaurerà tutte le cose con, uno, con un millennio, con un'era di benedizione e prosperità accordata all'umanità finalmente sottomessa a Cristo. Guardate cosa dice l'Apostolo Pietro nel Libro degli Atti, e la legge mi aiuta, Atti capitolo 3, i versetti che vanno dal 20 al 21, Atti capitolo 3, i versetti che vanno dal 20 al 21, e dice così, affinché vengano, lo leggo da qua, affinché vengano dalla promessa del Signore, i tempi di ristoro o di rifrigerio, che egli manda è il Cristo che vi è stato predestinato, promesso, cioè Gesù che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, parla del millennio, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. Per bocca dei Suoi santi profeti, in altre parole, popolo del Signore, quel millennio il Signore dimostrerà che sarebbe stato possibile vivere felici sulla terra, gioiosi. Dopo questo bellissimo periodo la terra sarà rinnovata col fuoco ed avrà inizio quindi poi l'eternità. La vittoria di Dio non sarà nel giudizio della grande tribolazione perché il Signore non giudica mai con piacere, anzi, Egli non si compiace che l'Empio perisca, ma che venga salvato, dice la scrittura, vero? ma saranno invece i mille anni popolo di Dio di gioia di felicità di prosperità senza pari Dio si vendicherà benedicendo e dimostrando tutto ciò che è capace di fare il suo amore nel millennio e questo è importante ed è straordinario sapete intorno alla dottrina del millennio ci sono tre posizioni che si dividono tra gli studiosi della Bibbia e come vi dicevo come il, il rapimento della chiesa, così anche il millennio. E tutta questa confusione, ve lo dico per mia esperienza, con tutto rispetto se ci volete credere oppure no, è dovuta a chi purtroppo, bello che possa essere, ha diviso la Bibbia in capitoli e in versetti. Ma finché la Bibbia non era divisa in capitoli e in versetti, tutta questa confusione non c'era. Ma dal momento in cui la Bibbia è stata divisa, in capitoli e in versetti che abbiamo creato più confusione che mai. Va bene? Allora, dicevo ritornando alla dottrina del millennio, queste tre posizioni particolari. La prima è la posizione del cosiddetto premillenarismo. E il premillenarismo sostiene sostiene <coughs> scusate, sostiene la tesi che Cristo tornerà sulla terra per instaurare un regno millenniale alla fine di esso sarà eseguito il giudizio finale e questo è quello che io credo tantissimo ok perché noi diamo un'interpretazione noi diamo e io personalmente ci credo diamo un'interpretazione letterale ad Apocalisse 20 distinguendo quindi la chiesa da Israele perché la chiesa di Dio non ha, non ha, posto, non ha preso il posto di Israele noi non crediamo alla teoria della sostituzione ok la chiesa è la chiesa Israele, Israele, ma la Bibbia dice di due popoli, egli ne ha fatti uno solo. Paolo stesso dichiara: i romani sono stati tagliati dall'olivo, ma saranno nuovamente innestati in un tempo futuro, parlando, parlando proprio alla fine della grande tribolazione. Va bene, detto questo, questa è la, la prima teoria di cui io personalmente credo: premillennarismo. La seconda teoria è amillennarismo. Cioè sostiene la tesi che non si deve aspettare alcun regno di Cristo sulla terra. E questa è la posizione, questo tipo di posizione, ahimè, contribuì un'interpretazione allegorica dell'Apocalisse. È la filosofia di Agostino, Sant'Agostino di Ippona. Parliamo intorno al 354-430 d.C. La Chiesa avrebbe preso secondo questa. E tesi, avrebbe preso il posto di Israele e per mezzo della croce loro dichiaravano di Cristo Satana era destinato a prendere immaginate in poco tempo il potere che gli rimaneva però da notare, da notare che in quel momento storico il cristianesimo si stava se vi ricordate affermando come religione principale dell'impero romano ed Agostino proprio, Santo Agostino vedeva proprio ne vedeva il trionfo spirituale della Chiesa sulla città dell'uomo. Infatti lui scrisse dei libri, tra cui La città di Dio, dove ne parla. Addirittura, immaginate nel 325 d.C., con la conversione dell'imperatore romano, Costantino, si pensa che, aveva, eh, da, che il cristianesimo da una fede perseguitata divenne religione fede di Stato dell'impero romano. Quindi si pensava che avrebbe vinto. Avrebbe cacciato via Satana. Ma sappiamo che eh, la storia è ben diversa. Però sappiamo, infatti, eh, che dopo altri mille anni di storia ecclesiastica si ebbe un'ampia dimostrazione che Satana continuava a sedurre le nazioni. E questo favorì un, un ripensamento dell'amillennarismo. Vedete? Un altro aspetto, la, la terza tesi è il posto milleniarismo, è il posto milleniarismo, io la chiamo, è una variante del pensiero amilleniarista. Ecco, è una variante. Oggi vi faccio ridere un po', oggi abbiamo le varie varianti del Covid-19, c'è cioè la, la cosiddetta variante del delta, vi immaginate? Vedete, l'uomo è bravo a crearsi, ad essere pasticcione, e noi siamo pasticcioni, noi dobbiamo Dio ci chiama invece, popolo di Dio, a tagliare rettamente la parola della, della verità. Quindi abbiamo parlato premillenarismo, amillenarismo, adesso post-millenarismo, che dicevo è una variante del pensiero amillenarista e sostiene che Cristo tornerà, sì che tornerà, in gloria al termine di un periodo storico, dicono, dal profondo rinnovamento prodotto dagli effetti generale di una grande evangelizzazione in poche, re, in poche parole la cosiddetta teoria del regno che è noi chiesa evangelizzeremo tutto il mondo conquisteremo tutto il mondo così che Cristo ritornerà ma saremo noi ad aprire la porta a Cristo ma non è così assolutamente la Bibbia non c'è una traccia nella scrittura che la Bibbia mi dice tale, una tale situazione anzi la Bibbia mi dice al contrario che la fede dei molti verrà meno, come abbiamo studiato il discorso profetico di Gesù, che a motivo dell'iniquità la fede dei molti verrà meno. Vediamo Gesù stesso dichiara quando fa l'esempio eh, della storia del giudice, la vedova e il giudice iniquo, e alla fine della storia dice di pregare e vegliare, e dice Gesù, ma quando il figlio dell'uomo tornerà? Troverà la fede sulla terra? La Bibbia mi parla al contrario. La Bibbia mi dice proprio nel libro dell'Apocalisse che non ci sarà una crescita della Chiesa. E lo vediamo da Efeso all'Odicea, c'è un decrescendo, c'è un venir meno. Ma Dio dice, per mezzo del suo spirito, alle sette Chiese dell'Apocalisse di essere ferme. Di tenere fermo ciò che Dio gli ha dato affinché nessuno vi derubba di quello che Dio gli ha dato. Non vediamo una chiesa prospera al ritorno di Cristo. Vediamo una chiesa compromessa. Però in quella chiesa compromessa c'è il popolo di Dio, c'è il suo rimanente, come c'è sempre stato. La chiesa dell'Odissea, che rispecchia la chiesa degli ultimi giorni, è una chiesa, dice, una chiesa che non è né calda né fredda, è tiepida. Si vive. Nel suo formalismo religioso, si ti predica il Vangelo, ti fa le sue, prediche, le sue prediche dentro e fuori, ma manca la potenza: manca la potenza dello Spirito Santo, manca il ravvedimento. E Gesù lo dice a questa chiesa di ravvedersi: tu pensi di essere viva, ma sei morta, non sei né calda né fredda. Quindi attenzione a queste tesi, attenzione a queste teorie: noi dobbiamo spiegare. E tagliare rettamente la parola della verità al di là se tu ci vuoi credere o non ci vuoi credere ma davanti ai fatti e alla verità di dio non ci sono parole che possono resistere perché la bibbia spiega la bibbia e noi dobbiamo ravvederci in tutto e per tutto eh, ed avere quell'olio nelle nostre lampade vedete quando poi al termine millennio esso, sta esso è stato considerato differentemente creduto come se fosse una cifra simbolica, creduto per un breve periodo o creduto letteralmente. Io personalmente credo letteralmente a quel millennio straordinario in cui sarà Gesù, non la Chiesa, Gesù insieme, insieme alla sua Chiesa, ad iniziare questo regno glorioso, meraviglioso, su questa attuale... Terra, dove tu e Dio gemiamo e soffriamo, ricordiamoci la preghiera del Padre nostro, Padre nostro che se ne cieli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così sulla terra. Ricordiamoci il sermone della montagna, dove Gesù stesso ci parla: i puri di cuore vedranno Dio, ci parla dei pori in spirito che regneranno sulla terra, là ci parla. Leggiamoci, vi invito a leggere Matteo 5, là ci parla del regno anche di millennia e di Cristo. Noi regneremo non solo sul cielo, ma sulla terra. Ed è meraviglioso ed è stupendo questo. Quindi, io scusate, io personalmente credo ad un millennio letterale. Ed è meraviglioso, va bene? Ora, parliamo delle caratteristiche del millennio, va bene? Le caratteristiche di questo prezioso millennio. La, la con la prigionia di Satana, quindi come abbiamo letto in Apocalisse 20, con la prigionia di Satana renderà possibile stabilire un ordine interamente nuovo sulla Terra. Per renderci effettivamente conto di quello che Dio ha creato, sembra che il millennio, in poche parole, sembra okay, che i catapulti in, nel tempo per farci rivivere in qualche modo, amici miei, il periodo stupendo quel periodo stupendo vissuto dall'uomo prima del peccato nel giardino dell'Eden. Noi non sappiamo quanto tempo Adamo e poi Eva vissero nel, nel giardino del, di Eden, non ci viene detto, ma sicuramente vissero un lungo periodo. Vedete, il regno di Cristo, come abbiamo, come abbiamo letto anche nel profeta Daniele, il regno di Cristo riempirà allora la terra e produrrà dei mutamenti in ogni aspetto della vita fisica, in ogni aspetto Signore, della vita fisica, ed è meraviglioso questo, ed è meraviglioso. Quindi, non solo della vita fisica, ma anche economica, sociale, spirituale, instaurando quel regno il Signore dimostrerà il Signore Gesù dimostrerà che è capace di realizzare un programma positivo fra gli uomini che gli hanno da sempre negato ogni possibilità del suo intervento. Tutti i tentativi degli uomini per raggiungere oggi da ieri a oggi non è una novità che vi sto dicendo popolo di Dio, tutti i tentativi degli uomini per raggiungere la pace e la felicità si dimostrano vani, vani si sono dimostrati, ma sotto l'ossetto di Cristo e la Chiesa del Signore, l'uomo e l'ambiente sono benedetti. E parliamo di millennio. Ecco di seguito brevemente alcuni avvenimenti che caratterizzeranno il periodo millenniale. E quale saranno? Cristo re e giudice. Cristo re e giudice, il Signore Gesù siederà sul sul tempio, sul trono di Davide, sul tempio ricostruito di Gerusalemme, e regnerà su Israele e sul mondo intero, e giudicherà con giustizia nel mondo, e tutte le nazioni saranno a lui sottomesse. Guardate cosa dice il profeta Michea. Vogliamo prendere Michea, la regina mi aiuta. Michea capitolo 4, i versetti 1-3. Michea capitolo 4, i versetti che vanno da 1 a 3, Michea capitolo 4 versetto 1 a 3, guardate cosa dice ma negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa del Signore sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli e adesso affluiranno i popoli verranno molte nazioni e diranno venite Saliamo al monte dell'Eterno e alla casa di Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Giusalemme la parola del Signore. E infine egli sarà giudice fra molti popoli e farà d'arbitro fra le nazioni potenti e lontane. Con le loro spade forgeranno uomini e con le loro lance e falci una nazione non leverà più la spada contro l'altra non saranno più addestrate non, non saranno più addestrate per la guerra wow, non è meraviglioso? questo produrrà l'effetto del ritorno di Cristo regna, il regno cristocratico insieme alla chiesa ai riscattati avendo un corpo glorioso perché in quel tempo ci saranno le nazioni ci saranno i popoli. Ecco perché il Signore dovrà intervenire e non permetterà che Satra distruggesse l'umanità col marchio della bestia. Ecco perché il regno dell'Anticristo durerà sette anni, se no, nessuna carne sussisterebbe. Quindi ringraziamo il Signore e ci saranno quei popoli, quelle nazioni che vivranno, che diranno no al marchio della bestia, che non si sottomeranno all'anticristo. Ci saranno anche i cosiddetti santi della tribolazione che. Moriranno per questo, saranno decapitati per questo. Dio li libererà, ci sarà quel periodo. E quei santi, ci parla della prima risurrezione, di coloro che risusciteranno, avranno corpi gloriosi, corpi gloriosi, e insieme alla Chiesa regneranno per mille anni. Quindi questo suscita una domanda, certamente. Se abbiamo parlato di Cristo e Re e Giudice, allora ci sarà un altro aspetto prezioso. Quale sarà? L'attività dei santi del Signore durante il millennio? Quale sarà l'attività dei credenti dei santi del Signore che, ha, che avremo un corpo glorioso in, que, in quel periodo? Allora, quanto, e devo essere sincero, ok? Quanto al tipo di attività che i credenti eserciteranno nel, mille, nel millennio, nel mondo, nel tempo, non possiamo, e dico veramente, non possiamo azzardare dei, delle ipotesi umane. Ma, ma riferire soltanto delle citazioni bibliche. La regia ne aiuti. In Luca al capitolo 19 versetto 17 leggiamo queste parole. Luca capitolo 19 versetto 17 dichiara queste testuali parole. Luca 19 versetto 17 dice queste parole, ok? E dice il re gli disse: Va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, cose, abbi potere su dieci città. Interessante questo. Dove possiamo collocare questo versetto? Sicuramente durante il periodo del millennio. Dio non ha ritenuto certamente, chiesa il Signore, necessario rivelarci in modo dettagliato i suoi piani. Ma sappiamo. Per certo che con Lui regneremo e avremo potestà sulle nazioni. Secondo Timoteo, secondo capitolo 2, i versetti che vanno dall'11 al 12, Timoteo dice così, Certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui, con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Quindi, proprio... Paolo dice a Timoteo: secondo Timoteo 2, i versetti 11 e 12, dice certa è questa affermazione. E quello che vi dico questa mattina è certezza, non sono favole artificiosamente inventate, amico mio, amica mia. Se ci vuoi credere è realtà biblica. E Paolo dice a Timoteo: certa è questa affermazione. Se siamo morti con lui, con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza con Lui anche regneremo, cioè il millennio. Oppure in Apocalisse. Al capitolo 2, i versetti che vanno dal 26 al 27, cita così: Apocalisse 2, i versetti dal 26 al 27, dice: A chi vince, a chi vince, e preserverà nelle mie opere, sino alla fine darò potere, darò potere sulle nazioni, ed egli, cioè tu, chiesa, le reggerà. Con una verga di ferro e le frantumerà con, come vasi d'argilla. Non sta parlando di Gesù, adesso sta parlando della chiesa del Signore e quindi dice a chi vince. A chi vince? Quindi noi siamo in un vero e proprio combattimento, ma dobbiamo credere nella vittoria e dobbiamo essere guerrieri perché Gesù dice ad una delle sette chiese per mezzo del suo spirito: a chi vince? e persevera nella mia opera sino alla fine darò il potere sulle nazioni ed egli, cioè il credente insieme con Cristo le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla che grande rivelazione che Dio sta parlando allora dobbiamo dire Signore Amen voglio che questa parola sia chiara indelebile nel mio mente nel mio cuore questo regno millenniare sarà caratterizzato della pace della giustizia infatti la bibbia dice nessun conflitto verrà più a comprometterla il salmista nel, nel salmo 37 versetto 11 prendiamo salmo 37 versetto 11 la legge miuta mi salmo 37 versetto 11 dice queste parole particolare salmo 37 versetto 11 ma gli umili dice, ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una grande pace. Vedete come la Bibbia spiega? La Bibbia sono le stesse identiche parole che Gesù sul monte, sul sermone della montagna dice. Gli umili erediteranno la terra. Gloria a Dio. Ancora Salmo, Salmo 85, versetto 10. La regina aiuta. Salmo 85 versetto 10 dice ancora: Lasciamo che la scrittura parli. Salmo 85 versetto 10 dice queste testuali parole. Salmo 85 versetto 10, Lasciamo che la scrittura, la Bibbia, parli questa mattina a te e a me. Leggiamo, grazie, regia. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Ma questo quando? Oggi vediamo questo? No. Questo lo vedremo, come dice Stranista, nel millennio e lo vedremo e noi ci saremo con corpi gloriosi. Che meraviglia delle meraviglie. Prendiamo anche insieme, regia, ti ringrazio per la tua pazienza. Isaia capitolo 2, Isaia capitolo 2, versetto 4, vi dico. Isaia 2, versetto 4, dice queste parole meravigliose. Isaia, voglio leggere. Isaia 2, versetto 4. Guardate cosa, cosa ci dice. Egli giudicherà tra le nazioni e nazioni e sarà l'arbitro fra molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in uomini d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Ma quando sarà questo? Oggi no, è nel millennio. Prendiamo ancora Isaia. Leggiamo Isaia 11, Isaia 11 I versetti 6, dal 6 al 9. Isaia 11: Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme, in un, e un bambino li condurrà. Versetto 7, grazie. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio. Il leone mangerà il foraggio come il bue. Versetto 8. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. E infine, versetto 9, dichiara queste parole: non, si, non ci sarà né male né danno su tutto il mio monte santo millennio, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Amen. Questa, questa espressione poetica del profeta, poefi, poetica, ehm, allegorica, possiamo usarla, però non è solamente allegorica poetica, è letterale, è letterale, cioè sta a significare, ci sta a dire che nessuno in quel periodo straordinario, riceverà male alcuno, perché ci sarà la giustizia di Dio a difendere. E proprio parlando di giustizia di Dio, con la giustizia di Dio si risolveranno tutti i problemi, del popolo di Dio, tutti i problemi che, il, che la sociale, i problemi sociali che oggi, che la morale, non è stato in grado di realizzarlo. Ripeto, si risolveranno tutti i problemi sociali che la morale non è stata in grado di realizzare. Egli farà ragione ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso, e fiaccherà l'oppressore, come abbiamo letto. Infatti, il salmista dichiara nel Salmo 72: Egli ci regala il tuo popolo con giustizia e i tuoi poveri con equità, porto nei monti, pace al popolo e le colline giustizia. È molto poetico. e Questa è un'espressione poetica per dire che in quel, quel momento periodo storico straordinario. Ci sarà pace e la giustizia di Dio, ma questo periodo millenniale sarà anche caratterizzato anche dalla longevità, la longevità per il popolo, perché in quel periodo millennio ci saranno i popoli. I popoli come ci sono oggi, ci sarà la Chiesa gloriosa di ogni popolo nazione tribù con corpi gloriosi insieme con Cristo. E noi regneremo su quelle nazione, quelle nazioni che vedranno la gloria di Dio, quelle nazioni. Che, eh, che fanno parte che entreranno nel millennio, perché non hanno accettato il marchio della bestia, né se sono messe perché chi accetterà il marchio della bestia non sarà salvato né su questa vita né sulla vita a venire. Quindi non ci sarà salvezza per coloro che avranno accettato il marchio della bestia, ma per coloro che sono morti, per coloro che so sono rimasti sopravvissuti, ma sono rimasti sopravvissuti perché Cristo ritornerà. E meno male. E aprirà il millennio ma questo meraviglioso millennio sarà caratterizzato, come dicevo della longevità una delle cause principali di paura e angoscia nell'uomo, come ben sappiamo è la morte sotto il regno di Cristo la morte non sarà abolita, parlo del millennio okay? ma sarà la punizione di un preciso atto di disubbidienza verso coloro che che cercano di disturbare la pace del Signore sarà inflitta eccessivamente come castigo. Cosa voglio dire con questo? Guardate cosa dice, e la regia mi aiuta, Isaia, vediamo Isaia capitolo 65, Isaia capitolo 65, i versetti che vanno dal 20 al 23. Isaia 65, che va 20-23, grazie. Eccoci qua, leggiamo, i 6 65, i versetti che vanno dal 20 al 23. E dice così. Non vi sarà più in essa alcun bimbo che. Scusate, non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni, né vecchio che non compirà i suoi giorni, perché il giovane morirà, il giovane morirà a cent'anni. E, e il peccatore che non giunge a cent'anni sarà considerato maledetto. Costruiranno case e le abiteranno, pianderanno viglie e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro vi abiti, come succede oggi. Non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i, giorni, e, e, e i miei letti godranno lungo, a lungo dell'opera delle loro mani. Non fiaccheranno in vano, né daranno alla luce i figli, per una improvvisa distruzione perché saranno la progenie dei benedetti dell'Eterno e i loro discendenti con essi cioè è importante, qua ci sta parlando in poche parole il profeta Isaia la, proprio, la longevità di questi momenti dei, degli abitanti della terra addirittura la malattia e l'infermità scompariranno in quel periodo la Bibbia dice che se, in Isaia al capitolo 35 i versetti che leggo io per voi allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli occhi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto, dice la scrittura, canterà con gioia, di gioia, perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Cioè, allude sempre al millennio, cioè il nuovo ordine del millennio sarà soprattutto evidente nelle mutazioni, nelle mutate condizioni spirituali e fisiche. La gloria del Signore si manifesterà con splendore scintillante nel tempio. E vediamo come Dio allungherà la vita degli abitanti di quel tempo. Chi morirà da giovane morirà a mille anni, cioè a cento anni. Cioè, come se fosse un bambino di oggi. Morire in maniera prematura, cioè gli anni di vita dell'uomo si allungheranno come nell'Antico Testamento, come Metusalemme, che visse quasi mille anni. C'è cioè, la storia degli anni lunghi, ma è veritiera e simbolica? No, chiesa. Io personalmente credo è veritiera ed è letterale. E lo vedremo questo compiersi straordinario nel millennio. Se la Bibbia dice che il giovane, a motivo della sua disobbedienza, morirà a cent'anni. A motivo della sua maledizione perché in quel tempo ci saranno gli esseri umani e godranno della gloria di Dio di come la Chiesa governerà il governo cristocratico straordinario ognuno di noi è esortico i corpi gloriosi avremo ehm, dei compiti che svolgeremo nel millennio capi di Stato sindaci chiamali come vuoi ma noi regneremo con Cristo e la Bibbia dice con una una verga di ferro, perché tenteranno sempre. Il peccato ci sarà, perché gli uomini moriranno, però sotto il governo cristocratico di, di, di Dio sarà controllato. Satana è legato ancora per mille anni, notate bene. E la Bibbia dice proprio, non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, Poiché la conoscenza del Signore riempirà tutta la terra, come abbiamo detto. Ma anche Abbo con quel profeta, dichiara e dice poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il, fo il fondo del mare quindi si sta parlando del millennio con Cristo e la Chiesa eppure nel millennio di Cristo con la Chiesa vedremo anche dell'imperfezione del regno ma non dovuta a Cristo e alla Chiesa dovuta agli abitanti della terra perché con tutto il benessere che essi avranno, Dio permetterà di far vedere questo. Dio permetterà alla fine dei mille anni, dice la scrittura, che scioglierà Satana. Quindi, riguardando l'imperfezione del regno, siamo alla conclusione, sembrerebbe inconcepibile, amico mio, parlare di malvagità in un simile regno contrassegnato dalla prosperità e dalla mancanza del principe del male. Parlo di Satana, legato e reso inefficace per mille anni. Ora, il millennio cosa dimostrerà? Dimostrerà la natura dell'uomo, dimostrerà che non è Satana. Noi siamo così bravi ad abitare Satana, ma Satana, Satana, no, quando è la nostra concupiscenza che ci tende e ci fa cadere. Ricordiamoci come nel principio Satana fece quello che fece, ma fu la concupiscenza ad attrarre l'uomo all'albero della conoscenza del bene e del male e cadere è la mia, la tua, la nostra concupiscenza. Quindi in realtà, quello che voglio co co concludere, in realtà non è l'ambiente che fa l'uomo, come afferma ahimè la, la cosiddetta tesi marxista, che l'ambiente fa l'uomo, no? L'esempio stesso, come vi dicevo poc'anzi, di Adamo ed Eva, nella perfezione dell'Eden, lo dimostra chiaramente. I problemi non vengono dal domicilio dell'uomo, quando dal suo cuore. Non dal domicilio dell'uomo quanto dal suo cuore. Infatti, il profeta Geremia dice che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insarabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? E il Signore dichiara: io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova i reni per ritribuire ciascuno secondo le sue vie, quindi secondo le sue opere, secondo il frutto delle sue azioni. Quindi non è il domicilio bensì il mio cuore quindi in questo regno straordinario c'è un'imperfezione ma dovuta all'uomo di quel tempo alle famiglie di quel tempo e la Bibbia dice e dice questo particolarmente dice che Satana sarà sciolto Dio permetterà e si durerà la nazione all'estremità del, del pianeta Terra Gog Magog chiunque o esiono Cina, Russia poco importa poco importa, ma se nella nazione tantissimi saranno sedotti quelle stesse persone che hanno goduto quei mille anni hanno, nella loro concupiscenza hanno dato retta alla voce di Satana e invaderanno, circonderanno dice, il campo dei santi, il monte di Dio Sion e Dio dirà basta, io vi ho dato la mia possibilità e Dio distruggerà quelle nazioni disobbedienti disobbedienti e le nazioni disobbedienti saranno distrutte e rasa al suolo e Dio, e, e Dio prenderà Satana definitivamente, alleluia, e lo butterà nello stagno di Zofo, di fuoco e di zoffo, che sarà la seconda morte. E insieme, la troverà insieme all'Anticristo e al vostro profeta, con tutti coloro che non sono scritti nel libro della vita. E là si aprirà il capitolo del regno di Dio, eterno regno di Dio, e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Questa nuova terra, che Dio farà, sarà, non ci sarà alcuna traccia di peccato, finirà tutto e noi fila, regneremo per sempre e sempre con Gesù Cristo e là si apriranno, poi ci darà il cosiddetto giudizio universale verso le nazioni impenitenti e Dio aprirà i libri e il libro della vita. La Bibbia è chiara, quindi Chiesa, noi ci crediamo che il millennio, almeno io sì, che il millennio non, non è un simbolo, non è come dichiarava Santo Agostino o Origine, ma altri uomini di Dio hanno veramente dichiarato che il millennio è veramente letterale, tra cui Lattanzio, uno scrittore credente del 320 a.C., Lattanzio credeva proprio in maniera letterale al millennio e scrisse un libro intitolato Gli istituti divini, ma anche Giustino il Martire nel 150. Dopo Cristo afferma chiaramente che il millennio era un insegnamento reale delle scritture. E nel suo libro, Dialogo con Trifo, scrive che, che ci sarà una risurrezione e un millennio. Quindi, Chiesa del Signore, nei primi 300 anni, la Chiesa primitiva insegnava il millennio. Ritorniamo ai sentieri antichi: senza fare tante preampoli, senza come dico sempre, <ride> scherzando, senza arzigogolare. Senza andare a destra e a sinistra, questa è la parola di Dio. Il millennio veritiero. E Dio proverà e farà vedere a tutte le nazioni come si doveva regnare su questa attuale terra. Dove tu e Dio oggi gemiamo e soffriamo, ma vedremo se pur rimaniamo fedeli regneremo con Cristo. Dio ci benedica. Lascio la parola al pastore Cadalto. Grazie a tutti e spero di essere stato chiaro in questo insegnamento. Questa importante parola. Dio vi benedico. Vi benedico nell'amore del Signore in Cristo Gesù. Pastore tanto. Non ti sento, non ti sento. Ti sento. Mi senti? Ora sì, ora, ora allora, sì, Dio ti benedica. Io dico sempre, penso e credo che per i credenti il meglio sta davanti. Gloria al Signore! Sempre. Lo ripeto perché lo Spirito Santo ci fa sentire che il meglio sta davanti. Non nel mondo, no, 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 no. Il mondo andrà di male in peggio, però nei grandi progetti di Dio siamo inclusi perché con il Signore supereremo. È vero che c'è il diavolo e noi non dobbiamo dire che è sempre Lui. Abbiamo udito anche che abbiamo una responsabilità nostra nelle nostre scelte. Nel Deuteronomio parla di: Io metto davanti a te la scelta sta nelle nostre mani. Perciò dobbiamo assumerci anche quella piccola parte di responsabilità di fare le giuste scelte. Perché se ce la prendiamo sempre col diavolo? Una volta un fratello ebbe una visione. Che mentre camminava per la strada trovò uno seduto su un sasso che piangeva e gli disse: Ma scusa, ma chi sei? Perché piangi? Dice: eh, Io devo piangere veramente. Perché. Ma chi sei? Perché piangi? Io sono il diavolo e piango. Ma perché piangi? Hai commesso cose? No, dice: È vero che io sono il diavolo. È vero che io ne faccio di cotte e di crude, però veramente tante cose io non c'entro niente e se la prendono tutti con me. Signore aiutaci, tante cose li facciamo noi sbagliate e ce la prendiamo col diavolo. Lui è vero, ma noi dobbiamo vigilare. Perciò vogliamo ringraziare Dio che anche in questo giorno, in un caos che stiamo vivendo, in un periodo apocalittico. Credo che ci credi pure tu, sì. Michele. Credi che siamo sì. in un periodo apocalittico perché vediamo delle cose che sono scritte nell'Apocalisse? Eh sì, siamo, ci siamo, sì, siamo in quel periodo Noi di chiamatica. Se ci manteniamo fermi con il Signore, passo dopo passo, il meglio sta davanti. E anche quello che è il peggio per il mondo, morire nella carne, non è il peggio. È vivere con Dio eternamente. Alleluia, questo è bello. E perciò noi vogliamo perseverare. Insieme vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo pregare insieme. Signore ti ringraziamo che tu ci prospetti le realtà che viviamo alla luce della tua parola facendoci comprendere che non è solo la nuova nascita, la salvezza che inizia nella nostra vita e cambia il nostro destino eterno, ma realmente tu hai pianificato le cose in un modo straordinario, tanto che la tua parola è il momento. Il tempo, lo spazio, ognuno limitato come siamo, diamo delle misure, ma le nostre misure eh, non ci aiutano a comprendere meglio. Ma la tua parola dice che noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove giustizia abiti. Mille anni prima, mille anni dopo, Signore, per te sono come un giorno. Diciamo aspettare un giorno in più, un giorno in meno, quello che è importante è che il tutto sarà rinno rinnovato e noi vivremo per l'eternità insieme con te. Signore grazie per la tua parola che ci prospetta cose meravigliose che stanno davanti. Qui ci sarà ancora più caos che noi manco lo immaginiamo, ma quando noi siamo legati a te tutto andrà per il meglio. E mentre il mondo continua a dire andrà tutto bene, realmente chi non ti conosce non andrà tutto bene. Quelli che veramente camminano con te possono dire andrà tutto bene perché sarà il Signore a portarci a destinazione secondo i Suoi piani. Grazie per la Tua parola, Signore. Ti rendiamo lode, onore e gloria. Benedici tutti coloro che siamo stati insieme e tutti coloro che attraverso questi mezzi di comunicazione ascolteranno la tua parola, possa la tua parola incoraggiare a mantenerci stretti a te ogni istante della nostra vita. Grazie Signore, grazie Signore. Amen. 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 Grazie a te, Michele, Dio ti benedica. Alla prossima, prenotati e proseguiamo alimentandoci della parola del Signore. Voi che siete a casa, Dio piacendo. Ci vediamo domattina alle dieci e mezza. Perché questa sera abbiamo tre dirette da chiese diverse. Abbiamo alle sette e mezza il fratello Archetto da Anzio, alle otto e qualche cosa da siamo uno da. Casalnuovo e alle 9.20 fratello Chiocca da Lodi. Buona visione, Dio vi benedica e Dio piacendo. Io dico sempre Dio piacendo perché molta sicurezza è meglio che non l'abbiamo, dobbiamo dire come dice Giacomo, perché ho visto tanti nel mio cammino che avevano troppa sicurezza. E poi quando sono uscito in giro per il paese ho visto che erano sul manifesto, oh Signore, ho detto, ma questo dava l'impressione che doveva essere eterno e adesso è qui. Perciò ricordiamoci sempre che dobbiamo confidare nel Signore e dire, come dice Giacomo, Dio piacendo faremo. Diversamente se abbiamo lo sfratto... Vogliamo essere pronti con la documentazione, sempre pronta. Il nostro passaporto sempre timbrato e vistato dal Ministro degli Affari Esteri, che è il nostro Salvatore Gesù Cristo. Dio ti benedica. Pace. A domani mattina. Dio piacendo.